Il comune di Piacenza non si costituisce parte civile nel processo della caserma Levante. Il sindaco Patrizia Barbieri non ritiene necessario che l'ente pubblico si dichiari danneggiato dalle presunte azioni dei militari di Via Caccialupo, accusati di torture, estorsione, spaccio di droga, lesioni e arresti illegali, a stretto contatto con un gruppo di spacciatori. Le azioni incriminate non hanno coinvolto né direttamente né indirettamente il comune di Piacenza. Dobbiamo considerare che la situazione eclatante non va invece confusa con quelli che sono i requisiti per potersi costituire parte civile. Ma la scelta del sindaco è stata aspramente criticata da alcuni consiglieri di minoranza. Credo che come minimo il comune di Piacenza avesse il dovere di costituirsi quale parte civile per il danno d'immagine subita. Secondo Cristian Fiazza del Partito Democratico, il comune avrebbe l'obbligo morale di costituirsi parte civile, come già fatto in passato in altri processi particolarmente eclatanti. Non pensiamo, sinceramente, noi lo pensiamo, ma voi non pensate sinceramente che ciò che è accaduto e che ha permesso al comune di Piacenza di finire addirittura sfortunatamente sul New York Times non abbia provocato un danno al nostro ente? Alla nostra immagine?